sciocchezze. Tutte queste chiacchiere sul lupo mannaro per me sono sciocchezze. E come lo spieghi che hai trovato tuo nipote che scavava in giardino e rosicchiava le tue pantofole? E lo sai che mi ha risposto? Al giorno d'oggi tutti i ragazzi portano collari antipulci. E io quasi quasi mi faccio un bel piercing all'ombelico. Non dirai sul serio? Certo che dico sul serio. Sai una cosa, Becky? Se ti aggredisse un lupo mannaro, io ti salverei. Oh, Rob, come sei romantico. Ma come ti permetti? È il nostro primo incontro e io sono un fantasma candido e immacolato. Oh, fantasma! Chiamami! Il mio nome è Molla! Sono nell'elenco dei trapassati. Buonasera! Questo film è stato girato in Puzza Vision e noi vogliamo essere sicuri che il disgusto si senta. Oh no, non dovete ringraziarmi. Io mi chiamo Puzza e sono lieto di provocarvi la nausea. Vado pazzo per i popcorn! Ciccia, quella popcornata l'ho fatta io con le mie mani. Non me le ero lavate, diciamo, da appena un mese. Mi scusi, ha visto i miei zii? Mi pagano da schifo, ragazzo, e non sto a guardare chi entra e chi esce. Se vuoi andare a cercarli, paga il biglietto. Ma io non ho soldi con me. Mi fa credito. Sono sicuramente dentro. Senti, te lo ripeto per l'ultima volta. Io non sto a guardare chi... Ok, sa cosa farebbe chiunque adesso? Griderebbe un fantasma e poi scapperebbe urlando. Ma avanti. È così scontato. Fantasma! Beh, lo era anche Patrick Swayze in Ghost. Casper, the friendly ghost, the friendliest ghost you know. Though grown-ups might look at him with fright, children all love him so. Casper, friendly ghost, he couldn't be bad or mean. He'll romp and play, sing and dance all day, the friendliest ghost you've seen. He always says hello, and he's really glad to meet you wherever he may go. He's kind to every living creature. Why children love him the most, but the kids all know that he loves them so. Casper the friendly ghost. Ciao, zii. Oh, ma guardate, c'è il nipote degenere. Cosa ci fai tu qui, mezza cartuccia? Oh, beh, la solita cosa. Non volevo che terrorizzaste il circondario. Già, è questo il problema. Tu dovresti collaborare con noi. Sì, tu non sai fare gioco di squadra, Casper. Il nostro motto è uno per tutti e tutti per uno. Nessuno riuscirà a dividere questo trio. Polizia spettrale! Fermi dove siete! Arriva la polizia! Via! Ognuno per sé! Proprio così sono io nella mia potente auto fantasma, agente piagnisteo, inflessibile difensore della legge ectoplasmica. Sentitevi autorizzati a guardarmi con rispetto e o con timore. È soltanto piagnisteo. Agente scelto piagnisteo, se non ti dispiace. Dunque, voi avete violato l'articolo 324, paragrafo B del nostro codice spettrale. No, avete sentito, ragazzi? Abbiamo violato la legge. Me la faccio nel lenzuolo. Beh, allora cosa ha intenzione di farci, agente scelto? Ci arresti? No! Ehi, la mia macchina! Devo ancora pagare le ultime 2 rate! Ecco fatto! Grazie, ma... Ragazzi, Casper ha ragione! Non dovevamo portargli via la macchina, no! Insomma, non è leale! Ecco! Meglio il fischietto! Dammelo! Oh no! Ehi! Sentite? No, veramente non sento niente! È proprio questo il problema. Attenti, sta succedendo qualcosa. A che serve quel fischietto? Si usa in caso di emergenza. Ci serve per chiamare Caboche. Caboche? Vuoi dire il perfido, crudele, feroce e spietato re dell'oltretomba e di tutti i fantasmi? No, Caboche, il famoso cantante country, idiota! Chi ha avuto l'ardire di chiamare Caboche? Piagnisteo, tu sai che questo è il mio fine settimana libero, quindi dammi subito una buona ragione per non spellarti vivo come un Bjurst. Certo, signore primo, non ho la pelle e secondo, non sono vivo. Aspetti, signor Caboche, sire, non è colpa sua. Piagnisteo faceva il suo lavoro. Vede, i miei zii non sono cattivi. Cioè, sì, sono cattivi, molto cattivi, ma non... Silenzio, microbo. Sì, vostra onnipotenza. Per la verità sono stato mandato a prendere te, Casper. Me? Ma io non ho fatto niente. È proprio questo il problema. La tua quota nefandezza è molto bassa. Ma come? Spavento sempre le persone. Sì, però non lo fai apposta e quindi non conta. Non hai spaventato nessuno neanche ad Halloween. Sei rimasto a casa a vederti la cassetta di Free Willy 3. Ve l'avevo detto che non ero stato io a noleggiarla. Secondo la legge dei fantasmi, tu devi spaventare di proposito almeno una persona all'anno. E se non lo faccio? Questa è una bella domanda! Se Casper non riesce a spaventare qualcuno, andiamo a vedere quale premio vince! Dove mi trovo? Questo è il regno del buio assoluto. Il luogo in cui tempo e spazio non esistono, una prigione vuota e desolata dove tu resterai per tutta l'eternità più 6 mesi. Fai buon viaggio! E buona permanenza! Non sentirti troppo solo! Oh, ma chi aspetta la luce? Cosa succede? Perché ha mandato qui anche noi? E perché no? Ehi! Non è mica giusto! Silenzio! E invece è giusto che si diverta tutta la famiglia. Resterete qui per l'eternità. Casper non potrà farsi nuovi amici e voi tre potrete spaventarvi solo fra di voi. Questo succederà. A meno che Casper non si decida a rispettare i suoi obblighi di fantasma e non spaventi qualcuno. Ok, il ragazzo spaventerà qualcuno, non c'è problema, è una promessa. Certo, ci penseremo noi. Sono pronto a scommetterci. Finché Casper non spaventerà qualcuno, per voi tre la licenza di perseguitare i mortali è revocata. Ma perché? No, non vale! Vi avverto, avete tempo fino al giorno di Natale. Oh, qui va di male in peggio. Ehi, perché scusi dobbiamo perdere le nostre licenze? È questo piccolo imbranato che non sa lavorare. Perché dal momento che siete i suoi zii, voi tre siete responsabili per lui. E poi mi state sullo stomaco. Beh, allora buon viaggio, eh! Buon viaggio! Finché Casper non spaventerà qualcuno, sarete tutti e quattro esiliati a Chris, Massachusetts. È la città più natalizia del mondo. Ma noi che stiamo in Natale? Lo so. Voi siete silurati. Natalino, tesoro, mi passi il vischio, per favore? Sì, certo. Te lo porto fra un istante, Campanella. Allora, Grifoglia, ascoltiamo qualcosa di un po' più nataleggiante. Ma che noia. Leggi questo, tesoro. La notte prima di Natale. Metterà un po' di brio nell'attesa delle feste. È proprio necessario un albero di Natale in ogni stanza della casa. Ah, beh, lo sai, no? Come dicono, il Natale non è bello se non metti l'alberello. E chi lo dice? Noi, tesoro! Ho voglia di un po' di privacy. Ora basta, io me ne vado. Non ne posso più! Se sento solo un'altra persona che dice "Buon Natale!" Joyeux Noël! Feliz Navidad! Buon Natale, Agrifoglia! Buon Natale anche a te, vecchia casetta col mutuo! Buon Natale anche a te, spilungone di un lampione! Buon Natale a tutti quanti! Beh, vediamola così. Non sarà sempre inverno. Arriverà l'estate e dovranno almeno togliere il vischio, giusto? Giusto, pupazzo? Ah, bene, ora mi metto a parlare con l'omino di neve. Sono proprio scoppiata. Non ho amici e ho anche esagerato con il succo di mele. No, dico, per forza sono impazzita. 4 stelle cadenti. Stella lucente, stella cadente. Esaudisci il mio desiderio immantinente. Vorrei poter levarmi di mezzo prontamente. Ah! Casper si è spiattellato di muso. infortunio che ha atterrato sul morbido e con quel testone che si ritrova avrà provocato un disastro. Ah, e meno male che non ha il cervello. Pupazzo di neve parlante? Però questa è nuova. Hai paura di un pupazzo di neve parlante? Non ne avevo mai visto uno prima d'ora, ma a meno che tu non sia farina per pizza, direi di no. Allora sì, io sono un pupazzo di neve. Ah, bene, fantastico. Non bastava che la mia vita fosse tutto uno special natalizio. Wow! Questa sembra davvero la casa di Babbo Natale. Forte! Forte? Tu non ci devi vivere 24 ore al giorno. Mi chiamo Casper, e tu? Aspetta, ti ho plasmato io. Il nome dovrei dartelo io. Ah, giusto, sono un pupazzo di neve. Come vuoi chiamarmi? Casper. Io sono Agrifoglia Jollymore. Wow, il tuo nome sembra tanto... Sì, lo so, fa pensare a un canto di Natale, come se tutto il resto non bastasse. Oh, ma ho sentito di peggio. Per esempio? Puzza, ciccia... Beh, ti piacerebbe se fosse il tuo nome? Agrifoglio Jollymore, lui è il fantasma buon. No, Agrifoglio non è adatto a me. Esatto! I miei fanno decorazioni natalizie, perciò ci siamo dovuti trasferire qui al centro del Natale. E io ho dovuto lasciare tutti i miei amici. È come se non avessi una vita mia. Guarda qui. Wow! Lo hanno fatto i tuoi genitori? Oh, è così imbarazzante. Scommetto che la tua famiglia ti tratta molto meglio. Oh, non puoi immaginare quanto. Agrifoglia, noi stiamo andando a teatro, vieni? Devo persino aiutarli a preparare una stupida commedia per Natale. Posso venire? Non ti scioglierai a teatro sotto i riflettori? Giusto, mi sciolgo. Hai ragione. Facciamo due chiacchiere quando torni? Certo, a più tardi. Ora avrò quella canzoncina in testa tutto il giorno. Agrifoglio Jollymore, lui è il fantasma. Guardate, si assumono fantasmi. Beh, ma noi non possiamo spaventare la gente, non abbiamo più la licenza per spaventare. Fa niente, andiamo a dare un'occhiata. Una volta che Casper avrà terrorizzato qualcuno, ci farà proprio comodo avere un ingaggio a teatro per recitare. Sia ben chiaro che non ci sogniamo nemmeno di terrorizzare qualcuno senza le nostre brave licenze. Dico bene? Ok. Vai via, stai lontano da me, orribile fantasma. Wow, ti forniscono perfino una comparsa da spaventare. Mi piace, bellissimo. Non male, un altro! Ehi, ragazzi, queste sono soltanto le prove per una commedia. Sono dei travestiti. Siamo noi i soli veri fantasmi qui. Ah, ma questo è un insulto! Vogliono provare cos'è il terrore? Glielo facciamo vedere noi, il terrore. Ma noi cerchiamo qualcosa di più realistico. Cosa? Un altro! ancora iniziato. Ma non c'è bisogno, troppo grasso per la parte in oggetto. Oh. Bene, vi ringrazio di aver partecipato ai provini. Siete tutte persone meravigliose, ma prendiamo i tre fantasmi che abbiamo visto all'inizio dell'audizione. Ma come si scarta così? Mi dispiace, ma voi non siete... Voi non siete molto credibili nel ruolo di fantasmi. Ma noi siamo veri fantasmi! Voi attori d'accademia! Quanta cieca dedizione! Oh, mi sono calato anch'io nel personaggio. Neanch'io sono il vero Scrooge. Ma non mi dica. Lui è Natalino Jollimore, la star della commedia. E questa è mia moglie Campanella, la regista della commedia. E lei è nostra figlia Agrifoglia. Già, e sono qui contro voglia. Sapete, il primo giorno che siamo arrivati a Chris, io e Natalino siamo andati porta a porta a dare a tutti gli abitanti della città un dolce natalizio fatto in casa. Segno inconfondibile di disagio mentale. Ma proprio non me lo ricordo di aver conosciuto voi tre. Per forza, siamo arrivati oggi. Oh, che guaio, qui in città ormai è tutto prenotato, no? Non c'è più posto alla locanda. Ah, non importa, potete venire a stare da noi. Sì, ottima idea. Insisto, ospitare viaggiatori in difficoltà durante la stagione delle feste è lo spirito del Natale che io prediligo. E voi siete in difficoltà? Beh, senza offesa, ma se non imparate a recitare non otterrete mai una parte come fantasmi. Ma noi siamo fantasmi! Stia a vedere. Ah, basta così. Voi siete troppo sopra le righe. Oh, peccato per la vostra audizione. Fate proprio pena. Magari la prossima volta vi andrà meglio. Ma datemi retta, fate un corso di recitazione. Adesso voi tre fantasmi venite a casa nostra e vi daremo una stanza che fa paura. Prego. Scusatemi un attimo. Hai dimenticato di lavarti le mani, tesoro? Prova la nuova saponetta al profumo di abete. Già, qui c'era proprio bisogno di un altro profumo di abete. Avete compagnia? Tre attori penosi che mamma e papà hanno invitato a stare da noi. Facciamo la nostra solita colazione, tacchino ripieno avanzato a cena. Che buon profumino! Io ti inviterei ad entrare, ma fa troppo caldo, ti scioglieresti. Sì, è vero. Sarebbe molto imbarazzante scogliarsi sulla sedia. Ti do un gelato. Sbrigati, Agrifoglia, sto tagliando il tacchino! A più tardi! Ma quei tre... Mamma mia, è bello vedere tanto salutare appetito. Beh, noi grazie al cielo crepiamo di salute. Scusate, ma come fate a creare quegli incredibili effetti speciali? Andiamo, tesoro, forse non sono autorizzati a dircelo. Sai quanto sono gelosi i tipi di Hollywood della loro nuova tecnologia? Già, infatti dobbiamo mantenere il segreto. Come mai tutti questi alberi in casa? Avete un cane che rischia di farsela spesso addosso. Ma sono alberi di Natale. Oh, certo. Come siete tradizionali. Perché non dovremmo? Il Natale è una festa bellissima. Ci piacciono le decorazioni. E ci piace scambiarci i regali. Ma soprattutto ci piace molto avere attorno a noi tutti i nostri amici. Ho registrato. Non è giusto. Perché loro fanno una bella colazione in famiglia? Beh, se non avessi mentito da Grifoglia, ora saresti lì anche tu, stupidone. Andiamo bene, adesso mi metto anche a parlare da solo. Tu le devi dire la verità. Ricordi che quando eri un boy scout hai fatto un giuramento? Uno scout è sincero. Ma potrebbe avere paura di me. Allora continuerai a mentire. Ah, ma che razza di amico sei? Poi ne riparliamo, glielo dirò al momento giusto. Cos'è? deve essere proprio buono. Credi che siano vere castagne? A me il tacchino piace con un pizzico di salvia e aglio ben rosolato. Basta, mi devo ricompattare. Gelato al cocco. Ehi, già finito, non si mangia più. Sì, credo proprio di sì. Non avevo mai visto nessuno mangiare così tanto. Avanti, Agrifoglia, non essere maleducata. Scusate. Ehi, era ora che qualcuno fosse maleducato, così posso trasformare tutte queste buone cose in gas. Oh mio Dio. Finisce che impazzisco se non spavento qualcuno. Potremmo sgattaiolare fuori e fare uno scherzetto. Non verrebbe mai a saperlo nessuno. Cavolo, ma si può sapere che cosa ti succede? Neanche a me viene tanto gas nella pancia. Questo non è gas. Sto ricevendo un messaggio in posta elettronica. Tu e i tuoi aggeggi. Ehi, guardate la mia email. Il mio indirizzo è trefantasmi@camposanto. Badate che io non vi perdo di vista, scrolloni senza fondo. Perciò farete bene a obbedire al mio ordine di non spaventare nessuno. Sì, signore. Può fidarsi di noi, signore. Dimenticavo, questo messaggio arriva con un importante allegato. Mistero resterà qui con voi per tenervi d'occhio e poi farà rapporto a me. Io le farò sapere se quel piccolo miserabile riassunto di un fantasma riuscirà a spaventare qualcuno, signore, e farà bene a sbrigarsi perché non gli rimane molto tempo. Casper terrorizzerà qualcuno da un momento all'altro e dopo noi potremo riavere le nostre licenze, giusto? Voi tre contate su Casper per salvarvi i lenzuoli. La prossima volta che ci vedremo io potrei reintegrarvi o disintegrarvi. E ricordate di avere paura del regno del buio assoluto. Che buono! Regola fantasmica numero 253. Spaventare qualcuno non conta se poi ci si scusa per averlo fatto. Regola fantasmica numero 829. Non conta nemmeno se spaventi te stesso. Casper, tu sei un caso disperato. Scusate, io ci ho provato. Ci trascinerai tutti nel regno del buio assoluto. Oh, ma quanto mi dispiace. Vada, piagnisteo, non costringermi a chiamare Kabosh. Yeah. Ecco, bravo, ci siamo capiti. Ma che lurida spia! Non mi va giù di essere alla mercé di quel vermiciattolo. Vi piace proprio tanto portare quei costumi da fantasmi. Per darvi il benvenuto vi abbiamo preparato un budino di fichi e fagioli. Che schifezza è? Veramente non lo sappiamo. Nessuno lo sa. Sì, però è molto natalizio, quindi per noi è una cosa prelibata. Ah, mancano soltanto pochi schifosi giorni a Natale. E noi siamo fritti se Casper non spaventa qualcuno alla svelta. Ma quando si tratta di terrorizzare, Casper fa più schifo di Ciccia. Peccato che non si possa trasformare Casper in un fantasma a modo. Oh. Però possiamo trasformare un altro fantasma in Casper. Per esempio, il nostro nipotino Spooky somiglia tanto al suo caro cuginetto. Già, e il teppistello a spaventare va proprio forte. Ehi, guardate! C'è una sua foto nel libro della paura dell'Accademia degli Ectoplasmi. Sì, senza il cappello e le lentigini. È la copia sputata di Casper, voglio dire, molto più perfido di Casper. Ok, adesso abbiamo un piano. Lo convinceremo a venire qui e a spacciarsi per Casper, così Piagnisteo lo vedrà spaventare qualcuno e noi tre saremo salvi. Dovrò dividere il budino di fichi e fagioli con lui. Ma senti, non anoressica, no! Noi riavremo le nostre licenze di spaventare e non rischieremo di finire nel regno del buio assoluto. Ehi, guardate, nel libro c'è il suo numero di New York City. Adesso lo chiamo con il mio telefono puzzolare. Bella vista, Poyle? Guarda tutte quelle persone laggiù. Sembrano tante formiche. Ah, Spooky! Sono sicura che ci siano anche un paio di calabroni, qualche farfalla, le api, le vespe, i bruchi e... Chi è che rompe? Oh! Per me è un grande onore essere chiamato da voi. È il Fantasmagorico Trio, i miei eroi. Ehi, stai a sentire, non è che ti piacerebbe venire a Chris, Massachusetts, a spaventare un po' di gente per noi? Che cosa? Voi volete che io mi unisca al vostro gruppo? Sei proprio il tipo che ci serve, nessun altro può farcela, solo tu. Saremo strafelici di averti con noi. Sì, e non è che lo diciamo perché siamo disperati, nipotino. Questa è l'offerta più bella che mi abbiano mai fatto! Ho la possibilità di far parte della banda del terrore! Sì, ma io ci devo fare un pensierino. Vi richiamo più tardi, ragazzi. Ma come ti può venire in mente di lasciare New York? È una città favolosa e il Bronx è il massimo! Ma la mia pazienza è al minimo. Fra rapine, scippi e pestaggi non spavento più nessuno. Non posso lasciarmi sfuggire questa opportunità. L'offerta di unirmi al Fantasmagorico Trio è l'occasione per passare in Serie A. Sarà, ma io non la vedo così. Poi ti avverto, io questa volta mi impunto. Ora noi andiamo a Chris, adesso. Ah, è chiaro, saprei che tu sia d'accordo. Avevi ragione, quegli attori sono un po' matti. Non è che ti hanno spaventato, vero? No, i matti mi piacciono. Halloween, quella sì che è una bella festa. È strano che tu abbia parlato di Halloween, perché... Ehi! Ma come mai non ci sono... Ti posso spiegare? La verità è che io... Ah, ma certo! Tu sei un pupazzo di neve, per questo non lasci impronte sul terreno. Sì, giusto. È proprio così. Oh no, non vale! Adesso tocca a te! Non sperare di cavartela così! Avete sentito? Sembra che Casper l'abbia proprio spaventata a morte! Allora non c'è più bisogno di far venire Spooky a mangiare a sbafo. Lo sapevo che era troppo bello per essere vero. Glielo dico sempre che se vuoi una cosa ben fatta la devi fare da solo. Oppure raggirare qualcun altro per convincerlo a farla e poi dirgli di levarsi di torno. Quindi Spooky non si unisce a noi. Vuoi che diventiamo il fantasmagorico quartetto? Nah, sembra una band di metallari. Una volta che Spooky ci avrà tirato fuori di qui, lo rispediremo a casa con un bel calcione. Dillo! Tu sei la campionessa ufficiale di palle di neve dell'universo. Ora te l'ho detto. Ah, è bello stare con un tipo normale. Nessuno mi ha mai definito così. Dai, continua a farmi complimenti. Dicevo sul serio, quando si avvicina il Natale i miei non mi lasciano mai in pace. Vogliono sempre coinvolgermi in tutto quello che fanno. Oh sì, deve essere noioso. Posso confidarti un segreto? Giura che non lo dirai a nessuno. Giuro e rigiuro. Sai, c'è una sola cosa che mi piace del Natale. Fare i biglietti d'auguri. Ne sto facendo uno per te. Davvero? Forte! Ma se racconti a qualcuno che ho detto che un po' mi piace il Natale, io ti bombardo di palle di neve! Ok, ho capito, è un segreto. Lo sai, Casper, sento davvero di potermi fidare di te. È una bella cosa. Sincerità, fiducia, onestà. A proposito, io... Sacripaglia, c'è la nonna al telefono! Scusa, ora vado. A più tardi! Ma io... bravo! Glielo dico al momento giusto, eh? Ah, sta zitto! È una lettera dell'ufficio fantasmi. Allora deve essere lettera morta. Viene da New York City. New York City? Sta a sentire, piagnisteo. Ho appena saputo che c'è il Festival dei Film dell'Orrore al cinema Catacombe. Oh, non me lo voglio perdere. Salve, zietti! Ci tenevo molto a fare un'entrata di classe. Sì, di terza classe. Spooky è troppo tirchio per pagare un arrivo espresso. Sei tu che vuoi viaggiare sempre con la posta aerea. Certo, perché mi piace avere qualcun altro con cui volare di tanto in tanto. Allora, sono qui per unirmi a voi. Cosa vi serve? Vediamo, per cominciare vogliamo che tu ti tolga quello stupido cappello. La mia bombetta! Ah, non fare storie. Ma perché? Lo sapete che quello è il mio marchio. Beh, vedi, noi non abbiamo bisogno del modello Spooky, ma del tipo Casper. Mi raccomando, questa è una faccenda top secret e noi non siamo soli. È affascinante! Sì, ed è anche strasegreta. Ah, sentiamo. No, le biondine non sono ammesse. Tanto per puntualizzare. Primo, non sono una bionda naturale e poi non si fanno discriminazioni. Ti aspetto fuori, Spooky. Salve! Io sono Casper! Salve! Io sono Casper! Salve! Io sono Casper! Salve! Io sono Casper! E sono venuto fino a qui per farvi prendere una strizza bestiale! Ehi, è un fenomeno! Direi che ci siamo, finalmente! Sono veramente disgustato di me stesso. Quando sarà finita mi farete entrare nel fantasmagorico trio, vero? Oh sì, certo. Contaci, ti tratteremo come uno della famiglia. Campanella, tesoro, sei tu? Agrifoglia! Siamo contenti che tu sia tornato, piagnisteo. Casper è fermamente deciso a spaventare qualcuno. Guarda, sarai sorpreso, è proprio un fantasma molto cambiato. Altro che... Sì, è vero. Io sono Casper, il più fetente degli ectoplasmi. Sì, ti, rototo, sì, una bella doccia è quello che ci vuole. Sì. No. No. No, pop, 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 pop. Oh, a me non sembra affatto spaventato. Ora, per favore, stendiamo un velo pietoso su questo incidente e non ne parliamo mai più. Pronto? Cosa stai facendo? Sto preparando i dolcetti di Natale. Ti piacciono quei dolcetti schifosi? Non credo proprio che i dolcetti di Natale siano schifosi. Magari quelli di Halloween, sì. Ma come? Non ti ho spaventato? No, tu sei adorabile. Non ti azzardare a riagganciare! Per carità, non sbatterai mai il telefono in faccia a nessuno. Oh, aspetta, ti do la ricetta. Allora, 3 tazze di farina, mezza tazza di burro, 1 di cioccolato... No, lascia perdere! Ok, come vuoi. Ciao e buon Natale. Oh, povera me, ho finito il sale. Bene, bene, adesso le faccio un bello scherzetto. Oh, sono rimasto mezzo nudo. La 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 la. Oh, sembra veramente spaventata. Spooky, ma dove sei? Sono dentro la ciotola. Buono. Tu la dovevi spaventare, ma cosa è successo? Niente, mi sono impastato. Oh, quella bambina ha un'aria tanto dolce e innocente. Terrorizzarla sarà facile. Ciao, Casper. Ma tu avresti dovuto urlare, non ti sembra spaventoso? No, ma come ti viene in mente? Ma è incredibile! Non riesce a spaventare neanche una bambina. Ma come? A sentire voi, Casper avrebbe seminato il terrore nel quartiere e invece fa pena come al solito. Accidenti, che delusione! Andiamocene via di qui. No, questo è un vero incubo e non di quelli divertenti. Ti senti bene? Ascolta, posso accettare di non fare più paura, ma non voglio la tua pietà. E va bene, è chiaro che oggi sei un po' nervoso. Comunque ho una sorpresa per te. Cosa me ne importa? Ah? Sparisci, ragazzina, va via e non rompere. Ma scherzi, vero? Guarda che non è divertente. E lo dici a me. Ne ho fin sopra i capelli di te e di quegli svitati dei tuoi genitori. Dai retta a me, non sono mica normali. Ehi, sono i miei genitori e io gli voglio bene. Ma perché tu sei come loro, voi siete tutti pazzi. Bene, sta tranquillo, non ti disturberò più. Per malosa. Ciao Agrifoglia. Ecco il tuo biglietto di Natale. Ehi, hey, perché lo hai fatto? Beh, che vuoi? Queste sono cose che fanno i pazzi. Agrifoglia! Lasciami in pace! Ciao, confettino mio! Pyle! Oh, devo dire che i tuoi zii non scherzavano. Tu sei super come Casper. Ah, grazie. Faccio del mio meglio. E tu cosa fai qui a Chris? Oh, mi annoio da morire in questo buco di paese. Ho tanta voglia di tornare a New York. Ok. E tu non vieni con me? No, grazie. Io devo restare qui e scoprire cosa è successo ad Agrifoglia. Agrifoglia? E chi è Agrifoglia? È la bambina più dolce che abbia mai conosciuto. Andiamo molto d'accordo. Ma adesso non so per quale motivo è arrabbiata con me. Ah, sì? Beh, se è per questo non è l'unica. Non solo mi hai ignorato da quando siamo arrivati, ma adesso scopro anche che mi tradisci. Ah, non sopporto più di vedere quella tua stupida faccia. Ma che razza di verme! Chi vuole il cioccolato? Ma bevilo finché è caldo! Magari più tardi. Oh, qualcosa non va, tesoro. Non è importante. Non voglio rovinarvi il Natale. Agrifoglia, guardami. Sì, io e tuo padre amiamo il Natale, questo è vero. E magari qualche volta esageriamo un po', ma... tu per noi vieni sempre prima di tutto, sempre. Sono triste perché un mio amico, almeno credevo che fosse un amico, si è rivelato un grande imbecille e non riesco a capirlo. Beh, può darsi che il tuo amico abbia qualche problema in famiglia. Sai, a volte ci si comporta da imbecilli perché non si è capaci di esprimere i propri sentimenti. Ok, gli darò un'altra possibilità. E brava la mia bambina. Chi è questo ragazzo? Natalino. Ci farebbe piacere conoscerlo comunque. Beh, il cioccolato caldo è qui, se lo vuoi. Ti aiuterà a dormire. Sempre che tu non ti sia messa improvvisamente a dieta stretta, perché il Natale non è come il martedì grasso. Buonanotte. Oh! Puoi dirmi questa musica. Ballate per animazioni speciali natalizie. Agrifoglia! Ascolta, io ti devo dire una cosa. Perché prima sei stato così antipatico? Quando? Quando mi hai trattato male. Ma di cosa stai parlando? Ah, lasciamo perdere. Ti volevo parlare per capire qual è il tuo problema e magari aiutarti a risolverlo. È a questo che servono gli amici. Volevo solo che tu mi dicessi la verità. Va bene, vuoi la verità? Adesso te la dico. Ma non ti piacerà e non vorrai essere più mia amica. Casper, non dovevi arrampicarti fin quassù, è troppo pericoloso. Ma come fai a stare a mezz'aria? Da quando i pupazzi di neve volano? Non sono un pupazzo di neve. Ti ho detto una grossa bugia perché volevo che tu mi fossi amica. Io sono un fantasma. Cosa? Un fantasma? Un fantasma. Insomma, uno che vive fra le ombre. Tu hai avuto fiducia in me e io ti ho deluso tutti quanti. Mi dispiace, Agrifoglia. Addio. Ah, eccomi qui. Tentate di nascondervi da me? Questo mai! Stavamo solo ammirando la faccia di Babbo Natale, è terrificante! Sì, avanti, vieni qui, dagli un'occhiata da vicino. A proposito, ho invertito il motore della pipa di Babbo Natale. Adesso è diventato un potentissimo aspirapolvere, perciò fai attenzione. Mi avete imbrogliato! Già, e tu ci sei cascato. Carina la rima, eh? Ma torneremo a tirarti fuori tra un paio di millenni. Tornate indietro, fatemi uscire! Va bene. Proprio cercata. Ecco, avete sentito? No? Strano, perché qui dentro mi ha assordato. Fammi sentire un'altra volta la registrazione. Perché non dovremmo? Il Natale è una festa bellissima, ci piacciono le decorazioni. E ci piace scambiarci i regali. Ma soprattutto ci piace molto avere attorno a noi tutti i nostri amici. Ehi, questa è proprio buona! Ok, ora basta. L'abbiamo ascoltato già troppe volte. È la vigilia di Natale. Dobbiamo farci venire un'idea alla svelta. Dobbiamo trovare il modo di rovinare la festa senza perdere tempo. Oh, ma certo! A Natale ogni regalo può essere letale. E così al terribile trio venne una bestialissima idea. Quei fantasmi cattivi e meschini ebbero un'abominevole intuizione. A tutti gli abitanti di Chris il Natale piaceva moltissimo, ma al trio, al fantasmagorico trio, neanche un po'. Forse non avevano avuto un'infanzia felice, o forse non avevano mai ricevuto dei regali. Ma secondo me la ragione più probabile in fondo è che quei tre erano dei veri teppisti. Sarà un ben triste Natale, ci siamo portati via tutti i regali. Questo camino mi va stretto di almeno 3 taglie. strisciando per terra come un vecchio serpente, Ciccia rubò il roast beef e gli spaghetti al dente. Ehi, ragazzi! Egli esclamò. Qualcuno ha detto spaghetti? Poi Ciccia si voltò con un movimento netto e vide un bambino che si era alzato dal letto. Il piccolo, in un pigiama rosso natalizio, lo guardava con gli occhioni spalancati. Hai spaventato quel bambino, hai disubbidito all'ordine di Cabot. Ah, e allora? Piagnisteo non è qui a spiarci, quindi possiamo fare tutto quello che vogliamo. Oh, sì! Quello che Cabot non sa non può fargli male, e neanche a noi. E così, infilando le dita dentro il loro naso, il perfido trio sparì all'improvviso. Pardon, all'improvviso. Adesso tutta la città dovrà venire qui a riprendersi i regali che hanno rubato i Jolly Mar. Già, e così fine dell'amicizia. E quando arriveranno qui, noi ci assicureremo che abbiano una gran brutta sorpresa. Mentre saranno tutti presi a guardare i regali, salteranno in aria con la mia specialissima bomba a tempo. Una bomba allo zabaglione? È come una bomba allo zabaglione, ma fa più danni! Li farà saltare tutti in aria in un colpo solo! Propongo un brindisi ad un Natale di grandi rovine! No! Non è giusto! Come, scusa? Io ci sto a spaventare questi umani, però voi vi siete spinti troppo in là! Insomma, questo non è più terrorizzare, è essere meschini. Bel discorsetto da un fantasma che non spaventa neanche una piattola. Ehi, io a spaventare sono sempre stato un asso, ma non posso farlo da travestito. Lasciatemi essere me stesso. Vuoi cacciarti in quel tuo testone che non vogliamo che tu sia tu? Già, ti sopportiamo a malapena nei panni di Casper. Ma... io credevo che mi avreste fatto unire a voi, il fantasmagorico trio più spooky. Il fantasmino aggiunto. Oh, beh, sai una cosa, tu hai capito male e adesso fila mezza cartuccia e torna quando sarai riuscito a spaventare un gattino. Già! Gliela faccio vedere io, altro che spaventare un gattino! Spaventato, eh? Dì la verità. Sì, per poco non mi hai fatto ribattere il cuore. Non ho perso il mio tocco. Ehi, mondo, hai sentito? Sono tornato! Allora, come vanno le cose, Casper? Cos'era quel travestimento? Perché volevi farti passare per me? Io sono un perdente. Sì, ho rovinato tutto. Vieni, ti spiego un paio di cosette, ma prima vado a chiamare la mia ragazza. Può darsi che riusciamo a tirarci fuori dai guai l'un l'altro. Ehi, poi! E questo è il loro vergognoso e perfido piano. Manca solo un'ora all'alba. Noi dobbiamo fermare il trio. Volete aiutarmi? Beh... voglio fargliela pagare per il modo in cui mi hanno trattato. Ok, io ci sto. Anch'io. È ora di dare una lezione al fantasmagorico trio e pensare che mi preoccupavo perché li deludevo sempre. Prima mossa, farli uscire di casa. Potremmo spaventarli a morte. Nessuno può spaventare quei tre. Beh, nessuno a parte... Signore, signori, ora abbiamo un piano. La prossima volta che ci vediamo voglio che tu sia veramente tu. Io sarò io, sta tranquilla. La mia bomba scoppierà tra 20 minuti. Quei festaioli si faranno vivi molto presto. E qui è tutto pronto per fargli prendere lo spavento più grosso della loro misera vita. Ragazzi, se dobbiamo uscire di scena, lo faremo, ma lo faremo con molto stile. Odore, ciccia, puzza. Voi avete sentito qualcosa? Sì, sembrava un formichiere con le tonsille infiammate. Sarà la gente della città? Beh, sono un po' in anticipo. Benissimo, ragazzi, adesso gli daremo un benvenuto che non dimenticheranno molto presto. Non vorrete giocare qualche brutto tiro alla dama gente di questa città, vero? No! Lasciate in pace i giorni morti. Sono persone molto simpatiche. E poi la figlia è tanto dolce. Cosa? No, non abbiamo architettato nessun brutto tiro, signor Caboche, davvero. Cosa fa? Ci vuole attaccare! No, pietà! No. No. Direi che è andata bene. Oh sì, benone. Li abbiamo proprio spaventati. Sì! Sono scappati come fulmini! Non spavento neanche un gattino, eh? Ehi! E questo cos'è? Lucina dell'albero! E guarda qua! C'è qualcosa che non quadra. Quel Caboche era fasullo. Sa, coraggio, torniamo indietro. I nostri nipotini meritano una bella lezione. Gli abbiamo insegnato un paio di cosette su come si spaventa la gente. Ops. Oh cielo, vedo doppio. Fermo, nessuno è autorizzato a usare il fischietto ufficiale di Caboche a parte me. Vedrete molto brutta ora. Ma insomma, ci hai preso proprio per stupidi? Ehi, signor Caboche, lo sai che sei grasso, brutto e scemo? Si è arrabbiato. Sarà meglio raffreddarlo un po'. Cosa significa tutto questo? Oh, abbiamo pensato di farti un impacco di ghiaccio, sai, per quella brutta caduta. Quale brutta caduta? Questa qua. E questa vi serve di lezione, scemetti? Molla? Non adesso, puzza, devo insegnare a questi pivelli a portare rispetto ai fantasmi adulti. Sai, non credo che quello fosse un pupazzo. Smettila di dire scemenze, perché se non era un pupazzo, come dici tu, doveva essere il vero, l'unico... Cabosh! Come avete osato? Sono stanco della vostra insolenza. È ora di finirla con voi! Sta per sorgere il sole e voi sapete cosa significa, vero? È il giorno di Natale e il tuo tempo è scaduto. E dal momento che è vacanza, faccio fare un viaggetto gratis anche a voi due, contenti? La ringrazio molto, a me non piace viaggiare. Oh, perché no, ragazzo? Ti piacerà, vedrà. Piagnisteo, hai fatto bene a chiamarmi. Aspetti, non ha capito, signor Cabosh. Tu! Osi correggere me? Ho suonato io il fischietto. L'ho chiamata io. Volevo dirle che ho spaventato qualcuno. Ho spaventato... beh, abbiamo spaventato il fantasmagorico trio. Due soldi di caccia come voi hanno spaventato questo gruppetto di fantasmi incalliti. Piagnisteo, ma è proprio vero? Beh, tecnicamente sì, credo che Casper abbia spaventato il trio. Sono volati via gridando come dei bambini. Oh, molto bene. Le condizioni della punizione sono state rispettate. Piagnisteo, ora puoi restituire al trio le loro licenze. Sì, ma... Signore, soltanto Casper ha fatto un buon lavoro. Dobbiamo proprio tirare fuori dai guai anche il trio. Tu osi mettere in discussione i miei ordini? No, signore, questo mai, vostra bassezza. Ma cosa... signor Cabosh, signore, credo che farebbe meglio a venire a dare un'occhiatina. A quanto pare c'è qualcuno che ha ignorato il suo ordine di non spaventare, signore. Noi non abbiamo mai spaventato nessuno. Già, non c'è neanche passato per la testa di spaventare qualcuno. Ma come no? No! Oh, certo che no. Guardi un po' qui, vostra malvagitudine. Oh, è così? Voi avete osato sfidarmi di nuovo. Secondo me volevano uscire di scena con un bang, signore. Un ultimo grosso spavento prima di venire spediti nel buio assoluto. Ah sì, con un bang? No, uscirete di scena con un bel pianto. Ricorrerò al sindacato! Oh, davvero? Sì, ecco, vede, lo scherzetto non era destinato ai viventi. Andiamo, insomma, questa stanza è piena di trappole esplosive. Contro chi pensavate di farle esplodere? Bella domanda. Contro noi stessi. Sì, contro noi stessi. Perché doveva essere un regalo di Natale per lei, Cabosh. Certo, perché noi sappiamo quanto le piacciono le torture. terrorizzare. Hai visto? Niente di tutto questo è stato fatto per spaventare. Lo spirito del partecipare. Non volevamo turbare la gente. Non male. Piagnisteo, ridagli le licenze. Oh. Finalmente! Evviva! Quanto mi sei mancato! Questo è il giorno più bello della mia vita dietro la cripta! Ricordate che Casper ha salvato i vostri miserabili lenzuoli. Vi posso assicurare che sentirete parlare ancora di Kabosh. E anche di Piagnisteo, perciò farete meglio! Ma cosa sta succedendo qui? Fate tanto chiasso da risvegliare i morti. Vedo che siete in compagnia di altri vostri colleghi attori. Che bei costumi! I suoi effetti speciali sono persino più spettacolari dei vostri. E che aspetto spaventoso! Sarebbe perfetto come fantasma di Jacob Marley. Qualcuno sa come posso mettermi in contatto con lui? No! Campanella, tesoro. Vieni a vedere. Ah, lo spirito del partecipare. È veramente una splendida sorpresa. E comunque non dovevate farci tutti questi regali. Veramente appartengono agli abitanti di Chris. Tutta la città verrà a prenderli da un momento all'altro. Fantastico! Faremo per tutti la più bella festa di Natale che si sia mai vista. Sono contento che tutta la città passerà un bel Natale. È questa la cosa più importante, vi pare? Qualcuno ha visto Agrifoglia? Ciao, Casper. Agrifoglia! Scusa se ti ho mentito. Sei volato via senza lasciarmi parlare. Scusa anche per questo. Non serve che ti scusi, sai? Quando ho capito che i nostri ospiti erano fantasmi come te, ho immaginato che avessero in mente qualcosa. Ho visto tutto quello che è successo e so che hai salvato il Natale della mia famiglia. Comunque, scusami per... Ora basta. Grazie per il biglietto di auguri. Ecco, so che non è molto, ma... Wow! È davvero... Tutto rattoppato? Sì, hai ragione. Ma non importa. Tu mi hai già dato il più bello dei doni. L'amicizia. Sai una cosa? Sei l'unico che conosco che può dirlo senza suonare sdolcinato. Quello è... Sì, è proprio Vischio. Spooky, non credi che adesso dovremmo scambiarci i regali anche noi? La mia bombetta! Già, l'ho cercata dappertutto. Era finita in un cassonetto dall'altra parte della città. Io non ho niente per te, poi. Invece sì, ora ho di nuovo il mio vecchio Spooky. Tu mi piaci esattamente così come sei. Ah, che ne diresti se ce ne tornassimo a New York? Prima classe! Oh! Wow! Spooky fa tanto il duro, ma sotto sotto è un pezzo di pane, caldo e croccante. Io ti amo tanto. Noi staremo sempre insieme, mia dolcezza. Mamma, papà, vorrei presentarvi il mio amico Casper. Gli amici di Agrifoglia sono anche amici nostri. Buon Natale, Casper. Non la sopporto tutta questa gioia. Mi è venuta la nausea, ma forse è colpa delle 12 torte alla frutta che ho mangiato. Venite, andiamo via di qui. Tesoro, mi sbaglio o qui dentro c'è aria viziata? Oh, non c'è problema, accendo immediatamente la ventola. Oh, oddio, sono tutto scucito. Guarda, mi ha fatto a fettine. Sono tutto un coriandolo. Ma è meraviglioso! Un bianco Natale anche qui in salotto. Ah, io adoro le sorprese. E io adoro il lieto fine. E il musical della 43ª strada. Buon Natale a tutti! E felice buon anno! La 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 la. 'Tis the season to be jolly. La 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 la. Don we now our gay apparel. La 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. La 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 la. Ehi, già finito, non si mangia più? Fammela più impostata. Cosa? Già finito? Non si mangia più? Cosa hai detto? Scusa, ma non ti ho capito. Scusa, ma non ti ho capito. Già finito, non si mangia più? Pausa pranzo. Stop, si mangia, si va a pranzo. Io mi pappo tutto il manzo. Per favore, controlla. Questa è divertente. Questa è proprio carina. E comunque non dovevate farci tutti questi regali. C'è troppo riverbero. No, ah, per carità, faremo per tutti la più bella festa di Natale che si sia mai no. Buon Natale! Mi è sembrata perfetta in cuffia. Oh, voi siete silurati. Lui deve ridere prima che voi gridiate. Prima rido e poi gridate, capito? Avanti! Sì, è vero che ho talento, ma è un disastro lavorare. Possiamo essere più seri, per favore? Ah, scusate, volevo soltanto metterci un pizzico di ironia. Io vorrei solo essere amato, cosa c'è di male? Pronto? Cosa stai facendo? Spooky e Campanella parlano al telefono. Spooky e Campanella, la 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 la. Le invocazioni arrivano dall'interno della casa. Questo è lo show di Spooky e Campanella. Allora, cosa stai facendo? Ragazzi, il sonoro fa schifo, io non posso lavorare così. Incidiamo. Tu sei lassù con la tua ragazza. Sì, esatto, e devo fare un po' di scena. Ehi, guarda cosa ho fatto per te, eh? Va bene così? Bella vista, poi? No, aspetta, tu non sei poi. Ciao. Che ne dici? No. Mi somiglia? Non credo. 'Tis the season to be jolly. La 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 la. Don't we now?